Gurudeva ci spinge a instaurare una relazione con queste divinità proprio che sono quelle che stanno al tempio. She has a great desire because Shila Gurudeva Bhaktivedanta Sadhumaraj wants that they have some relationship with this Ishtadeva. Okay. Okay. Per questo motivo, your Guru Dev tell this, yes, ha detto yes, Guru Dev così, lo devi da fa. They see. Loro lo vedono. They can see. Loro possono vedere. Quando, sì, quando è il momento, tanto me lo dirà Guru Dev. Yes, when there is the, sì, when sì, there is a certo, moment, Guru Dev will tell you. Yes. Mm-hmm. Thank you. I just, you ask me, then I give my advice from what I know. Dice, io tu mi hai fatto questa richiesta, io t'ho certo. Dato il mio consiglio. Se Guru Dev say, then I have nothing to say. Yes. E lui dice, ovviamente, se il tuo Guru Dev ti dice, fa una cosa. Ma giuro, quello che ha detto, anzi, cioè... Però Guru Dev ha detto, questa è la mia istadeva. Certo. E vuole... Sì, sì, no, ma infatti io non ce l'ho le divinità, cioè nel senso... Madame Mohan is Sambandha Gyana. Madame Mohan è Sambandha Gyana. Questo, Sambandha, Abideya, Prayojana. Sambandha, Abideya e Prayojana. So, Madan Mohan is the deity of Sanatana Goswami, Sambandha Gyana, for relationship with Krishna. E sono le divinità di Sanatana Goswami per la, e ispirano alla relazione con Krishna. Abideya means process. Abideya significa processo. How to practice, ma come praticare la bhakti. Is Radha Govinda. Queste invece sono le divinità di Radha Govinda, che sono le divinità di Rupa Goswami. And Prayojana means the goal. What is the goal of the process? E Prayojana significa l'obiettivo. Qual è l'obiettivo di tutto il processo? This is Radha Gopinath. Che è Radha Gopinath. Raghunath Das Goswami. Che sono le divinità di Raghunath Das Goswami. So, quindi, just like in the university. Quindi come all'università. When you enter university. Quando entri all'università. You look many universities. Tu guardi tante università. Then you find the one you want to have a relationship with. Tante facoltà dell'università. E allora scegli quella con la quale vuoi avere una relazione. This is Sambandha. Questo si chiama Sambandha. Now, adesso, speak to the guidance counselor. Poi te parli col consigliere, col rettore. The guidance counselor will ask you. E lui ti chiede. What you will study. Cosa vuoi studiare? If you say, se gli dici, one year I study medicine, un anno ho studiato medicina, then I study engineer, poi ho studiato ingegneria, then I study law, poi ho studiato la legge, then I study the commerce, poi ho studiato commercio. What you will be? E lui ti dice, allora, ma cosa vuoi essere? You have to know what is your goal. Qui tu devi sapere quello che è il tuo obiettivo. Then you can do your process. Allora a quel punto puoi fare il tuo processo. So then you will tell, okay, I want to be doctor. Bene, io voglio essere dottore. Okay, now we know you want to be doctor. Now we can give you the process. First year, second year, third year, fourth year. E allora il study to become a doctor. Allora questo è il sistema dell'università americana. Allora questo consigliere ti fa il piano di studio. So you should know your goal. Quindi tu devi conoscere, important. Devi conoscere il tuo obiettivo, questo è importante. You should not in your bhajan, in your personal bhajan, you should not bounce around. Nel tuo bhajan personale non devi saltellare qua e là. Radha Krishna, Nrisingadev, Jagannath, Mahaprabhu, this and that, and Narayan, Vishnu. You have to focus. Ti devi focalizzare. What I worship, whom I worship. Dice, dove va il, a chi è diretto il mio, la mia adorazione? Qual è il mio scopo? Where am I going? Dove andrò? Then you can do bhajan. E allora a quel punto puoi fare il bhajan. We must establish our istadeva. Yes. Dobbiamo stabilire.
This should be done under the guidance of your guru. Questo ovviamente deve essere fatto sotto la guida del maestro spirituale. If your Diksha Guru is not here, you choose a Shiksha Guru and take the guidance. Se qui non c'è, se il vostro Diksha Guru non è presente, voi scegliete uno Shiksha Guru. You can have more than one Shiksha Guru. Uno può avere più di uno Shiksha Guru. But Diksha Guru one. No. Diksha Guru uno solo. Bhaktivinoda Thakur says in Bhaktivinoda Thakur diceva Bhakti Tattva Viveka. Nel Bhakti Tattva Viveka. If you do not know your Svarupya, se non sai la tua, non conosci la tua Svarupa, then allora, even if your guru, anche se il tuo guru is bona fide, è di buona fede, è autentico, from the Sampradaya, e viene da una giusta Sampradaya, eccetera. But you not realize your swarup. Però non hai realizzato la tua svarupa. Then you have to get that swarup from the Shiksha Guru. Yes. Allora devi ottenere questa svarupa dallo Shiksha Guru. Yeah. This is another importance of having a Dibuk. But even only say this thing, then how you can say Dibuk? Anche questa è un'altra, io gli ho detto, anche questa è un'altra importanza da avere. Un guru vivente, Bhaktivinoda Thakur non dice la Shiksha Guru, sì, la svarupa la ottieni dai libri. You cannot quote Bhaktivinoda Thakur one place and then ignore the other place. Non puoi citare un pezzo di Bhaktivinoda Thakur e ignorare il pezzo di qualche pagina più avanti. In one article. In un articolo by Bhaktivinoda Thakur, di Bhaktivinoda Thakur, lui explain about the piega verse from Raghunath Das Goswami book, spiega i versi del libro di Raghunath Das Goswami che si chiama I don't remember the name of the book now. Maharaj dice che non si ricorda il titolo del libro. Anyway, that verse, in quel verso c'è scritto uno dovrebbe non dovrebbe permettere the dancing dog eating woman of false pride. Allora uno non dovrebbe permettere la presenza del cane mangia donne che è il falso io. Not allow this false pride to stay in your heart. Uno non dovrebbe permettere che quel he compare this false pride, falso io, rimanga nel suo cuore. To a woman who is a prostitute who eat dogs. E che non dovrebbe. The false pride comes from. No, he says this false pride in questo, your heart. Questo falso io, che falso prestigio che c'hai nel cuore, is like a prostitute. È come una prostituta who is dancing in your heart. Che danza nel tuo cuore. This prostitute also eat the dog. E questa prostituta c'ha come ulteriore kind of, che mangia i cani. This is what the false pride is like. Dice questo è quello che è il falso io, una prostituta che ti danza nel cuore, una prostituta mangiatrice di cani che ti danza nel cuore. So then quindi Thakur Bhaktivinoda says, Bhaktivinoda Thakur dice, how you will get rid of this false pride? Dice come risolvo per dei bambini di mezzo sto falso io. Not by read any book. E lui dice non leggendo qualche libro. Not by discussing any book with another person. Non discutendo quel libro con qualcun altro. Not by hearing from a person who has not achieved yet prema. Non ascoltando da una persona che non è arrivata al livello di prema. Nor by any kind of yoga exercise. Non attraverso qualche tipo di esercizio yoga.
only by association of the sadhu. Solo attraverso l'associazione del sadhu. By associate with the sadhu. Dall'associazione col sadhu. One becomes sadhutva, saintly. Uno diventa sadhutva, che vuol dire santo. When the sadhu sees the saintliness. Quando il sadhu vede, when the sadhu sees this saintliness, quando il sadhu vede questa santità, when he sees your desire for the positive spiritual emotion, quando lui vede il tuo desiderio di ricevere positive emozioni spirituali, love, amore, compassion, compassione, joy, gioia, service, servizio, humility, umiltà, when umiltà. He sees these, quando lui vede tutto questo, a genuine desire in your heart to have these qualities, il genuino desiderio nel cuore di ottenere queste qualità, and the desire to give up la rabbia, l'invidia, lussuria, all of these negative qualities, tutte queste negatività, then he allora, will remove the false pride. Allora lui ti porta via il falso. How? Come? By sending a ray of prema from his heart to the heart of the disciple. Mandando il prema dal suo cuore al cuore del del ricevente. And that prema will displace the false ego. E allora questo prema toglie il posto al falso ego. And then you will see your swarup. E allora a quel punto tu vedi la tua forma, la tua swarup. This is the process. Questo è il processo. You cannot get from the book. Non puoi ottenere ciò. Very clear. È molto chiaro. Very molto clear. Chiaro. So, quindi, in the third canto, nel terzo canto, 25th chapter, capitolo 25, verse number 33, verso 33, the verse says, il verso dice, the process of bhakti, il processo della bhakti, è scioglie the corpo sottile. Scioglie il corpo sottile. Il corpo sottile è tre elementi. Il corpo sottile è fatto da tre elementi. False ego, mentalità, la mente e l'intelligenza. So, quindi, when this ray of prema will dissolve the false ego. Quindi quando questo prema che viene questo raggio di prema. Questo raggio di prema, grazie. Questo raggio di prema che viene dal cuore del sadhu, dissolve il falso ego. What is the first the process of bhakti? What is the first process of bhakti? Qual è il primo processo della bhakti? Ascolto. Ascolto. To hear. Ascoltare. And canta. E to poi speak, to chant. Spiegate, canta, to chant. Cantare, parlare. Prabhupada explained this thing. Prabhupada spiega questa cosa. The first canto. Nel primo canto. First chapter. Primo capitolo. Verso 6. Verso 6. E commenta. Nel commento. Hearing. Ascoltare. Ascoltare o spiegare. O parlare. O parlare. Spiegate o parlare? Parlare. Parlare. Spiegate, no? Spiegate what means? No, spiegare means explain. Explain, yes. Spiegare. Spiegare. Parlare, ascoltare e spiegare. One must hearing and explaining. Uno dovrebbe ascoltare e spiegare. Spiegare. The revealed scripture. Le scritture rivelate. Is more important than reading them. Ascoltare e spiegare le scritture rivelate è molto più importante che leggerle. Then the next sentence. E poi dopo c'è la frase successiva. One can assimilate. Uno può assimilare. The knowledge of the revealed scripture, la conoscenza delle scritture rivelate, only by ascoltare e spiegare,
hearing and explaining. Solamente attraverso l'ascolto e la spiegazione. So he emphasized the same thing in this purport, what Bhaktivinoda Thakur is saying. Quindi Prabhupada nel suo commento enfatizza gli stessi concetti che Bhaktivinoda Thakur canta nell'articolo. Che Bhaktivinoda Thakur cita, parla insomma nell'articolo. No. Ora. If we examine the sentence. Se noi esaminiamo la frase. One can assimilate the knowledge. Uno deve assimilare la conoscenza. We already define what is a knowledge. Noi abbiamo già definito cos'è la conoscenza. The difference between matter and spirit and the controller of both. This is Prabhupada's definition. Questa è la conoscenza, la differenza fra materia e spirito e chi è il controllore di tutto quanto. Questa è che Prabhupada, cioè definition of a Prabhupada. Questa è la definizione di Prabhupada di cos'è la conoscenza. Now he's saying to assimilate that. E Prabhupada dice, ok, allora ho saputo questo. Per assimilare tutto ciò, what does the word assimilare mean? Cosa significa assimilare? In the dictionary. Nel dizionario. One of the prime explanation. Una delle prime spiegazioni del dizionario, definizioni del dizionario è to transform food, trasformare un cibo into living tissue, e trasformare un cibo in tessuto vivente. Hearing the Harikatha is like food. Ascoltare la Harikatha è come cibo, which dissolve the subtle body, dissolve, il quale dissolve il corpo sottile. In that verse, in quel verso, it talks about how it dissolves the subtle body. Quel verso che parla appunto della dissoluzione del corpo sottile. Yeah. The verse say just like the fire of a digestion. Il verso dice esattamente come il fuoco della digestione. Digest all the food we eat. Digerisce tutto il cibo che mangiamo. He's giving this example. E viene dato proprio questo esempio. That by hearing and explaining shastra, che attraverso il leggere e lo spiegare gli shastra, hearing from the sadhu and explaining to others, ascoltare il sadhu e spiegarlo ad altri, then your false ego will be dissolved and your spiritual form will manifest. Che appunto attraverso quello che abbiamo detto, l'ascolto del sadhu e la spiegazione di quello che ha detto il sadhu, the food of the transcendental sound, il nostro falso ego che si dissolve e si manifesta la nostra forma spirituale. Will become, yes, the food of the transcendental sound will become the spiritual form. Your spiritual e allora questo il cibo del corpo, buongiorno, il cibo del suono trascendentale, quello diventa la nostra forma spirituale. So what is the spiritual form? Quindi cos'è, qual è la nostra forma spirituale? Cos'è la nostra forma spirituale? When does it manifest? Quando si manifesta? When does assimilation take place? Quando è che avviene la assimilazione? He's using the word assimilation. When does assimilation take place? Quindi se viene usata questo termine assimilazione, quando è che avviene l'assimilazione? In the third canto. Nel terzo canto. Second chapter. Secondo capitolo. Verso 5. There is a explanation about the activities of Vidura. C'è una spiegazione delle attività di Vidura. In the explanation, nella spiegazione, it is saying, si dice, Vidura Vidura could understand, Vidura poté capire,
that che Uddhava had completely assimilated the ecstasies of a devotional service. Che Uddhava aveva completamente assimilato l'estasi del servizio devozionale. In the purport, nel commento, Prabhupada divided the process of bhakti into three sections. Prabhupada divide il processo della bhakti in tre sezioni. The first section, la prima sezione, he says, lui dice, is the regulative principles. Sono i principi regolatori. This is Vaidhi and Raganuga Bhakti. Che questo è Vaidhi e Raganuga Bhakti. This takes you up to asakti or attachment. It, this takes you up to asakti. Ah, ti porta verso il livello del asakti, cioè la Shraddha, attaccamento, Sadhusanga, Bhajanakriya, Nishta, Ruchi, asakti. E c'è, esatto, su quel livello lì. Then, allora, a quel punto, at the juncture of a shakti, alla giuntura, alla unione della shakti, one starts to see one's spirti, a glimpse of the spiritual form. Allora uno lì a quel punto comincia ad avere qualche flash sporadico della forma spirituale. Then by the mercy of the sadhu that ray of prema will come. E allora per la misericordia del sadhu arriva quel famoso raggio di prema che, del quale avevamo parlato prima. So then Prabhupada says the second phase of bhakti. E allora Prabhupada dice la seconda fase della bhakti is assimilation and steady service. È l'assimilazione e il servizio stabile, Bhav. This is Bhav. Questo si chiama Bhav. Assimilation of the ecstasies of the bhakti. L'assimilazione dell'estasi della bhakti. This is a Bhav. Questo si chiama Bhav. This means that he's saying one can assimilate the knowledge. Uno può assimilare la conoscenza. The knowledge is only one aspect. La conoscenza è solo un aspetto. Understand that one is not the body, this matter and spirit and the controller both. That this is only knowledge. Quindi la comprensione che non sei il corpo, che la materia è una cosa, lo spirito un'altra, che Krishna è il controllore, questa è solo conoscenza. Agna chakra, vigyan. Poi dopo c'è il vigyan. Questo chakra. Yes, you have to go beyond this. Uno deve andare al di là di tutto ciò. How do you understand the mood of the Srimati Radhika? Come fai in separation from Krishna? A capire il sentimento di Srimati Radharani quando è in separazione the da Krishna. Mood of Mother Yasoda when she is oppure il sentimento di Madre Yasoda frantic over Krishna. Quando è lì che è lei che è arrabbiata che corre dietro a Krishna. The mood of the cowherd boys when they are fighting with the Krishna. Dice oppure il sentimento dei pastorelli quando without love not possible. The book cannot give this mood. Yeah. Il libro non ti può dare questi sentimenti. If you hear from a sadhu, se ascolti da un sadhu, is associating with those personalities. Che un sadhu che appunto si associa a queste personalità who has those moods in his heart, che hanno questo sentimento nel cuore, when he speaks those moods are carried on his voice to your heart. E allora questi moods sono trasportati dal suo cuore attraverso la voce dal suo cuore heart al tuo cuore heart. Yes, so then you get the mood. Allora a quel punto ottieni il sentimento the bhav. Il bhava. So assimilation of knowledge means to achieve bhava. Quindi assimilazione della conoscenza significa ottenere il bhava. Ma si può ottenere ciò sviluppando un abbatti per il sadhu? But is it possible to attain it simply developing bhakti for such sadhu, for the sadhu? Is it what? It is possible to achieve it, developing bhakti for the sadhu.
For example, I don't, io non conosco Radha Krishna. For example, he does not know Radha Krishna. Io conosco soltanto il mio Gurudeva. He knows only Gurudeva. Io ho amore soltanto per il mio Gurudeva. I have love only for Gurudeva. That's correct. È corretto. He will give that love to Radha Krishna. Lui ti darà questo amore per Radha Krishna. Yes. Then that love will manifest in your heart when you are ready, prepared. E allora questo amore ti si manifesta nel cuore quando sei pronto. That is the process. Questo è il processo. He is the external manifestation of Krishna. Perché lui è la manifestazione esterna. Certo. So you love him. So Guru Bhakti is a, Guru Bhakti is yeah, starting. Quindi si può dire che il Siddhanta Vaishnava è il servizio ai sadhu, il servizio ai Vaishnava. So we can say that Siddhanta Vaishnava essentially is service to the sadhu. What Bhaktivinoda Thakur says in one poem about e ciò che dice Bhaktivinoda Thakur in una poesia su he writes a poem about that place in Navadvip attraverso quel cioè su riguardo quel posto a Navadvip. Godruma Bhajana Upadesha. Che si chiama Godruma Bhajana Upadesha. In that poem he tells. In quella poesia lui dice. Hari Sevaka Sevana. Hari Sevana Sevana. Hari Sevaka Sevana. Sì. Seva to the Sevak of Hari. Servizio al servitore di Hari. Dharma Paro. The Param Dharma. The Supreme Religion. La Suprema Religione. Esatto. Param Dharma. Dice l'ultimo siddhanta also in bhajo remana puja sati jana atmanivella. One should worship him. Uno think Krishna 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 invece no, sadhu it's sadhu okay sadhu. You begin there. Dice uno comincia da lì. When you are ready he opens your heart to see. Quando te sei pronto questa cosa ti apre il cuore. He will take that love, what you are giving to him, and he will give it to Radha Krishna. Dice, lui prende l'amore che dai a lui, prende questo amore and they will reciprocate with you. It will come naturally. Dice, diventerà una reciprocazione con te, arriverà naturalmente. Ritvi Guru destroyed his team. Hai detto? La teoria del Ritvi che distrugge il sì, 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 sì. They not understand. So this helped you to understand a little bit better? Dice si capisce un po' meglio l'argomento. Why the Ritvik is not correct? Perché gli Ritvik sono scorrettissimi. Maraj, come se Yashoda. Yashoda, dice senza guru tutto è vuoto. Without Prabhu is saying, without Guru, everything is empty. Yeah. Some woman, there is one conversation. C'è una conversazione. They ask Prabhupada. Chiedono a Prabhupada. A woman, a visitor. Una signora, una visitatrice. Can I worship my own Guru in my mind? Posso adorare il mio Guru nella mia mente? Prabhupada said, what is this? E Prabhupada, ma che roba è? You will get a guru from the sky? Dice, prendi il guru dal cielo. So this is not guru. Questo non è guru. So this is what they are proposing. Dice che, e questo è quello che propongono i ritmi. Guru from the sky. Il guru dal cielo.